quando lo vedi con i propri occhi, quando uno vede la situazione che c'è in questi asili notturni, diurni, nelle docce della stazione, l'accoglienza che viene fatta da volontari, gente che veramente si prodiga per il prossimo. È stata una giornata veramente pesante, non sotto l'aspetto fisico, ma sotto l'aspetto psicologico. Ci si sente a disagio. Il sociale sarà potenziato, rientreranno i 9 milioni di euro tagliati dall'amministrazione Bitonci. Interi capitoli di bilancio saranno rivisti anche per assumere personale. Ecco come lavorerà Sergio Giordani a Padova. Un imprenditore che si è sempre detto contrario al modello dell'assistenza pro bono, ma che ha individuato nelle sacche di marginalità sociale della città una delle cause più grandi della sua pericolosità. Molte persone, anziché avere il ricovero, avere l'ospitalità notturna, diurna, significa che girano per la città e creano ulteriore disagio. Questo è aumentare l'insicurezza, non migliorarla. Dalla stazione all'Arcella pochi slogan, ma solo fatti. Giordani ritiene necessario il dialogo con tutte le associazioni di categoria, cosa che in precedenza raramente era stato fatto, come da molti lamentato. Ci sono zone in periferia, cito l'Arcella, in cui il commercio è veramente in difficoltà. Bisogna riuscire tutti assieme, perché non è che io abbia idee, posso avere delle idee, ma ci si confronta sempre con la gente. Ed è praticamente ufficiale l'appoggio anche dei centristi. Forse anche gli stessi Bianzale e Pasqualetto potrebbero approdare a lui con una lista civica. Si sono opposti a Bitonci, ha dichiarato Giordani, li accolgo volentieri. È una situazione decisamente eterogenea, lo so, ma io penso che con il buon senso, con la logica, con il ragionamento si riesca a fare qualcosa per la città. Io vivo in città, io sono padovano, alla sera non vado a casa, da altre parti.